la Regione Puglia disobbedisce a Monti? Ma è una discussione che faremo molto più nel particolare martedì mattina, perché la Giunta ha deciso questo splafonamento controllato, che tra l'altro è un aspetto previsto dalla legge 183 del 2011, per cui vogliamo capire concretamente ed effettivamente quali sono gli aspetti. Sappiamo che lo splafonamento controllato, tra l'altro chiesto proprio dalla Regione Puglia quando non si ebbe la possibilità di sforare il patto di stabilità per consentire il pagamento della spesa. Vorrei ricordare che molti cantieri si sono bloccati perché non è stato possibile pagare gli stati di avanzamento lavori, quindi è una cosa molto particolare. Però dobbiamo anche comprendere sino in fondo quali sono le reali contropartite, cioè bloccare le assunzioni, non poter utilizzare taluni risorse, soprattutto che non venga toccato lo spinoso tema della sanità su cui ci sono. In qualche maniera la Regione Puglia dice che le scelte politiche non si fanno con la calcolatrice. Questo sicuramente, ma lo diciamo da tempo. Il problema è che nel governo Berlusconi, nel governo Monti hanno dato, per rispettare il rigore, hanno dato un senso a quello che le regioni avevano chiesto, cioè andare avanti e splafonare non facendo debiti ma utilizzando le somme che ci sono in cassa. La regione ha un sacco di soldi in cassa che non può dare a nessuno degli enti che ne ha diritto, rischiando il tracollo degli enti da una parte e dall'altra il blocco dei cantieri in un momento di recessione economica. Davvero è paradossale non poter utilizzare le risorse, ripeto, non per fare debiti ma per... Quindi non ci saranno debiti? No, non c'è un problema di debiti, c'è un problema di condizionare la spesa. Questo sì, questo è l'aspetto più particolare che va approfondito, cioè la 183 dice che tu nell'anno successivo a questo splafonamento controllato non puoi fare concorsi, non puoi assumere personale, non puoi fare altre cose.